A Dio la gloria. Voi che eravate morti nei peccati e nella circoncisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Rileggo questa parte, il verso 15, sulla quale noi ci soffermeremo questa mattina. Ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Gloria al nome del Signore. Con voi questa mattina sento di condividere questo pensiero, di esortarvi a questo pensiero e a lottare per vincere questa battaglia. Dobbiamo spodestare il nemico che continuamente cerca di opprimere l'anima nostra. Vogliamo togliergli la potestà per mezzo del sacrificio di Cristo Gesù il Signore. Perché lo abbiamo letto, ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Non dobbiamo avere paura del diavolo, non dobbiamo avere paura del male, non dobbiamo avere paura di tutto quello che procede dal maligno, perché abbiamo avuto piena vittoria e liberazione nel nome di Gesù. Non dimentico una esperienza che ho fatto all'inizio del ministero, i primi anni del ministero in una chiesa. C'era una sorella molto giovane che mi è capitato diverse volte o di averla in auto o di stare con lei insieme alla mia famiglia in auto mentre guidava, che quando in lontananza vedeva un posto di blocco, qualche auto dei carabinieri, lei subito si faceva rossa, rialzava la pressione e aveva una grande paura. Vi dico che era una cosa incredibile, pure se stava con noi in auto subito ci diceva: ci sono i carabinieri, c'è la polizia, e si preoccupava. Nonostante, in realtà, non c'era nulla di che preoccuparsi. Eravamo a posto, non c'era un problema in caso i carabinieri ci avessero fermato, però c'era questa pressione psicologica che questi agenti dell'arma creavano nella vita di questa sorella. Io voglio dirvi che certe volte così noi facciamo con l'avversario, siamo pieni di paura. Ogni qualvolta lui muove un passo, subito andiamo nel panico, quando in realtà per quelli che hanno realizzato il Signore e hanno realizzato la potenza di Cristo nella propria vita, così non dovrebbe essere più. Perché abbiamo detto che il Signore ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Abbiamo bisogno, ovviamente, per vincere questa paura, di comprendere bene di quello che stiamo parlando. Abbiamo bisogno di comprendere chi abbiamo davanti. Abbiamo bisogno di comprendere la realtà del regno della luce e del regno delle tenebre. Abbiamo bisogno di comprendere che il male, dovunque esso sia e in qualunque modo venga espletato, è sempre la bandiera del regno delle tenebre, mentre il regno della luce ha un altro
nostra bandiera che sventola ed è la giustizia, è la santità. Tutte quelle volte in cui vediamo l'amore, la giustizia, la verità, sappiate che abbiamo a che fare con il regno della luce, con il bene. Ma tutte quelle volte in cui il male viene sventolato nelle varie sfaccettature, noi ci stiamo trovando a guardare il regno delle tenebre, di cui il capo è il diavolo. Ora, il regno delle tenebre deve avere un capo tremendo. Il diavolo è il capo dei capi, è il peggiore che possa esserci nel regno delle tenebre. Tanto che Gesù in Giovanni capitolo 8, il verso 44 dice: voi siete figli del diavolo, che è il vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo ed è padre della menzogna. Sapete, nell'ambiente malavitoso funziona così. Tu vuoi essere il capo, devi essere quello che maggiormente è malvagio, quello che ha più imputazioni che gli pesano addosso, quello che magari ha compiuto più anni di carcere, quella persona che è stata più cattiva diventa il capo di quel regno e tutte le persone saranno succubi di questo capo e cercheranno in tutti i modi di imitare questo capo fin quando saranno nel regno delle tenebre. Ora, se il regno delle tenebre ha un capo che è estremamente malvagio, il regno della luce ha un capo che è estremamente giusto. Non ce n'è uno più grande di Gesù, non ce n'è uno più perfetto di Lui. Lui si è acquistato questo titolo perché è Dio. Lui si è acquistato questo titolo perché in tutte le cose Lui non ha commesso nessun peccato. Lui è il Santo dei Santi, Lui è il Pastore dei Pastori, Lui è la luce del mondo, Lui è il perfetto, Lui è la perfezione, Lui è il Re della giustizia. Tanto che Melchisedec, alla quale Abramo diede per primo la decima, il re di Salem, significa proprio re di giustizia. E questo Melchisedec, dice l'Apostolo Paolo, è proprio figura di Gesù. Noi apparteniamo al regno della luce, gloria a Dio. Noi non siamo più succubi di quel regno delle tenebre, ma ora noi apparteniamo al Signore. E se tu non fai parte di quel regno delle tenebre questa mattina, apri il tuo cuore a Gesù, cerca di liberarti da queste cose, perché per mezzo della croce questa mattina noi possiamo testimoniare che un tempo anche noi eravamo parte del regno delle tenebre, c'era un capo dei capi che ci manipolava la mente, ma ora abbiamo un Padre meraviglioso che ci guida, ci porta avanti. E questo è il Signore. Romani capitolo 3, verso 21 a 26 dice: ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, dalla quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Per tutti coloro che credono, infatti, non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi quelli, colui che ha fede in Gesù. Non dobbiamo avere paura, perché siamo stati giustificati
per mezzo del sangue di Gesù. Dunque, da cosa viene questa paura alle volte che noi abbiamo quando abbiamo a che fare con il maligno? Perché certe volte non abbiamo quella libertà di vincere ogni forma di attacco che viene da parte del nemico. Io mi sento di dirvi questo è quello che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore mentre meditavo la parola questa mattina. Probabilmente abbiamo paura perché abbiamo qualche debito in sospeso con il regno delle tenebre. Abbiamo ancora qualche debito con il diavolo. Fin quando la nostra vita non sarà completamente cambiata da Gesù, fin quando il Signore non avrà lavato la nostra vita con il sangue dell'agnello, fin quando il Signore non avrà spezzato ogni legame che ci tiene in qualche modo in relazione con quel regno, sappiate questo, che in qualche modo il diavolo continuerà ad esercitare su di voi un certo potere, una certa autorità. Voi non dovete avere debiti con il diavolo. Voglio farvi un esempio, vi sembrerà banale, ma è questo, io sono una persona un po' così, questo è quello che mi è venuto in mente. Non importa quanto tu hai di debito con l'Enel, tu puoi avere una bolletta scaduta di 15 euro e ne puoi avere pure scaduta di 100 euro. Stai tranquillo che la lettera che ti verrà a dire che sei in un mancato pagamento ti arriverà. Il pensiero che il postino arriverà per dirti che non hai pagato quella fattura ce l'avrai. La paura ce l'avrai. Così avviene con quelli che hanno relazione con il regno delle tenebre. Tu basta che ci vai qualche volta in quel regno e colui che ti ha visto in quel regno ti creerà una certa pressione, ti ricatterà, ti dirà io ti ho visto quello che hai fatto, cercherà di chiederti di più, ti manipolerà mentalmente. Tu devi evitare di avere assolutamente relazioni o debiti con il diavolo. Tu lo devi poter incontrare e dire: se ti vedo, almeno mi fa né caldo e né freddo, perché con te io, diavolo, non ho più niente a che fare. Un tempo sì, perché un tempo dipendevo da te, un tempo eri tu che mi provvedevi delle cose, un tempo eri tu che mi sostenevi, ma da quando Cristo Gesù è venuto sulla terra e ha pagato il prezzo sulla croce, il mio debito è stato pagato. E tu puoi passare davanti a casa mia, caro diavolo, ma non ho paura, perché non ho più debiti. Il Signore mi ha liberato da ogni condanna. Lui ha spogliato ogni principato e potestà e l'ha fatto un pubblico spettacolo per mezzo della croce di Cristo Gesù il Signore. Non comprare da Lui il peccato, non andare a prenderle un poco ogni tanto, sarà sufficiente che tu non abbia una vita serena. Non comprare da Lui un po' di rancore, perché nel regno di Dio non si compra il rancore. Siete d'accordo, fratelli e sorelle? Nel regno di Dio non ci sono queste cose. Dio non ha a che fare con queste cose. Nel momento in cui noi le abbiamo, sicuramente ci siamo fatti una camminata nel regno delle tenebre. Non andare a prenderle e non dire: beh, devo prendere il giusto che basta. Ogni tanto ci vuole. Tu diventerai debitore del diavolo. Non andare da Lui a prendere un po' di maldicenza, perché stai tranquillo che nel momento in cui tu andrai in quel regno e comincerai a limitarlo, tu diventerai un cittadino e un dipendente di quel regno. Evitiamo, cari fratelli, queste cose. Per questo ci fa paura il maligno, perché probabilmente non abbiamo tagliato in un modo definitivo
con il regno dell'Eterno. Ogni volta che mi si presenta l'occasione di andare alla cena del Signore, mi impegno a non offrire la cena del Signore, a non accostarmi alla cena del Signore come fanno tanti, per routine. Voi sapete, tante chiese lo fanno così, si prendono un po' di pane, quello che è, come se nulla fosse. Ogni volta che c'è la cena del Signore, mi impegno e chiedo allo Spirito Santo, mi devi rivelare ancora quello che io non ho capito dalla bella voce. Mi devi rivelare ancora un'altra benedizione che viene da quel sacrificio. Io devo trovare ancora un'altra vittoria che tu mi hai procurato per mezzo della tua morte e della tua risurrezione. Non voglio accostarmi così tanto per, ma voglio trovare una benedizione, voglio trovare una liberazione. Spero che anche tu questa mattina abbia questo sentimento nel tuo cuore. Non avere paura di Lui, separati da Lui e vedrai che non ti farà più nessun effetto. È scritto in Romani capitolo 8, il verso 33 a 39, chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto ed ancora è risuscitato ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo, se lo dobbiamo ripetere tante volte, più lo ripetete meglio è, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Passeggia, diavolo, davanti a me. Fai quello che vuoi. Per me sei ridicolo. Tu ti puoi mettere pure la divisa da generale, ma non mi fai paura, perché colui al quale io rendo conto è il Signore dei Signori, è il capo dell'esercito, è l'Onnipotente. Non mi fai paura, perché io non voglio avere e non ho debiti con te. Il diavolo sta facendo una grande pressione alla Chiesa, sappiate. La Chiesa di Dio è un po' bloccata, perché il diavolo continua a fare qualcosa per bloccare la Chiesa e la Chiesa non è stabile nelle vie del Signore, tanto di avere autorità da gridare il maligno ogni volta che appare. Questa è la realtà. Fratelli, il diavolo viene nella Chiesa come fa quel ladro di notte, come fa quell'uomo di notte che entra nel campo e semina la zizzania. Questa avviene, ma noi non dobbiamo avere paura. Viene il giorno in cui ogni cosa sarà rivelato. Noi siamo del Signore. Non abbiate paura di stare in questo mondo, perché Dio conosce i suoi, a meno che tu non sia in questa condizione. Però se sei in Cristo, non devi avere paura. Alle volte Lui ti osserva, ti sta con il fiato sul collo, ti gira attorno e per cercare il momento in cui tu sei un po' più debole e ti guarda. Lui vede quando sei in forza e lui conosce il diavolo quando invece sei particolarmente afflitto. Nella storia di Israele il diavolo, il nemico, la tentazione compare sempre quando Israele è stanco.
Quando Israele è un po' afflitto, perché il diavolo sta girando, fratelli e sorelle. Ma noi dobbiamo fortificarci nel Signore. Non dobbiamo avere paura. Noi non dobbiamo considerarlo, perché quello che è in noi è più forte del diavolo. A volte è ruggente quel diavolo, come il leone. A volte è rumoroso, come fa la pioggia quando sbatte sul tetto di una casa. A volte fa chiasso, come il vento, incute paura tutto attorno a noi. Ma la tua casa è fondata sulla roccia. Tu non devi avere paura. Tu non puoi avvilirti per via di ogni cosa che il diavolo genera attorno a te. Cristo Gesù è morto sulla croce perché noi avessimo vittoria nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Fratelli, cresciamo nelle vie del Signore. Impariamo a conoscere il Signore. Non viviamo mediocri nelle vie del Signore. Scaviamo e cerchiamo i tesori che sono nascosti in Cristo Gesù. Troviamo le armi giuste, perché la vittoria è nostra nel nome del Signore. A volte minaccia, come fece Sennacherib dai tempi di Ezechia. Scrisse una grande lettera sulla quale minacciava quell'uomo. Ma Ezechia aprì la lettera davanti al Signore, minacciava il popolo di Israele, e il Signore gli disse: vedi tu quello che devi fare? E il Signore operò. Alle volte fa come il gigante Goliath, minaccia, grida: io vi farò a pezzi, io vi distruggerò. Quanta pressione psicologica esercita il diavolo, è vero o no, cari fratelli? E alle volte noi ci rallentiamo. Io, quando meditavo questa parola, sentivo il Signore che mi diceva: tu non li devi ascoltare, tu devi andare avanti, tu devi confidare nel Signore, tu devi essere consacrato a me, tu devi vivere per me, tu devi preoccuparti di non macchiare l'anima tua, tu devi interessarti ad amare i tuoi fratelli, le tue sorelle, i peccatori, tu devi interessarti a non avere sentimenti sbagliati nella tua vita, ma non dare retta al diavolo, tanto che tu ti perdi nel cammino, nel servizio, nell'opera che io ti ho chiesto di compiere per la mia vita. Forse ti stai fermando, forse ti stai rallentando, perché ti fanno paura queste voci. Tu non hai la forza, forse, di arrenderti completamente a Dio. Hai ancora dei legami, ma quello è il capo dei capi brutto. Lascia che il sangue di Gesù spezzi quelle catene, corri a Cristo Gesù, Signore, per avere la vera libertà. Alle volte maledice, alle volte fa delle imprecazioni. Fratelli e sorelle, non vi meravigliate. Noi, come figlioli di Dio, siamo soggetti a queste cose. Diranno male di noi, alle volte ci augureranno cose sbagliate. Non è un discorso personale, vi voglio dire questo perché così è. Lo disse il Signore: vi porteranno davanti ai tribunali, vi faranno del male. Ma voi non preoccupatevi di quello che dovrete rispondere, perché lo Spirito Santo vi dirà quello che voi dovrete dire. Non ti devi fermare per via di quello che il diavolo fa. Alle volte ci accusa ingiustamente, alle volte conosce i nostri errori e li palesa, ma molto spesso lui calunnia, perché è un bugiardo. Ma se ti calunniano e tu sei un bello figliolo di Dio, che ti interessa? Ma a me dispiace che parlano male di me. Chi parla male ne pagherà un danno davanti a Dio. L'importante è che tu non sia quello che gli altri dicono,
L'importante è che tu non vivi quello che gli altri pensano. L'importante è che in te c'è la potenza del sangue dell'agnello. E che quando il diavolo viene davanti a te, subito tu lo vedi spoglio e non hai paura di lui, perché tu vivi in un regno, che è il regno della luce. Allora udì una grande voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio, il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ma essi non lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Cammina a testa alta, figlio di Dio, redento dal sangue dell'agnello. Digli lui: non temere, non avere paura, il diavolo è già vinto, il diavolo è già stato tentato, è già stato spogliato, la giustizia ha prevalso sul male, e il Signore ha vinto la morte, ha cancellato ogni nostro peccato. Dice la parola: la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, io non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? Che cosa potrà farmi l'uomo? Io confido in Dio. Siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili. Non rendete male per male, oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite, poiché a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate le benedizioni. Infatti chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal dire il falso. Fugga il male e faccia il bene, cerchi la pace e la persegua, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere. Ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Chi vi farà del male se siete zelanti nel bene? Se poi dovesse soffrire per la giustizia, beati voi, non vi sgomenti la paura che incutono, non vi agitate, ma glorificate il Cristo come Signore dei vostri cuori. Ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Voglio concludere questa breve meditazione non con un'esortazione di uomo, ma con un salmo, il Salmo 27. Gesù è morto sulla croce per liberarci dal potere del diavolo. Se tu riesci a capire che c'è questa possibilità, se questa mattina senti la necessità, grida al Signore. Se Cristo spezza i tuoi legami, correrai verso di Lui, ti darà i suoi doni, ti farà vedere ogni vittoria. Non avere a che fare con quel regno, non andarci più in quel regno. Hai tutto nel regno della luce, hai tutto nel Signore. Non tornare ad essere schiavo del diavolo, non ti lasciare ricattare da lui. Scegli il Signore e Dio sarà dalla tua parte. Il Signore è la mia luce,
e la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio, poiché egli mi nasconderà nella sua tenda nel giorno della sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia. E ora la mia testa si innalza sui miei nemici che mi circondano per mezzo di quel sacrificio. Offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia, canterò e salmeggerò al Signore. Oh Signore, ascolta la mia voce quando ti invoco, abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte tua: cercate il mio volto. Ed io cerco il tuo volto, Signore, non nascondermi il tuo volto, non respingermi con ira, non respingere con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, oh Dio, nella mia salvezza. Qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà. Oh Signore, insegnami la tua via, guidami per un sentiero diritto a causa dei miei nemici. Non darmi in balia dei miei nemici, perché sono sorti contro di me dei falsi testimoni, gente che respira violenza. Ah, se non avessi avuto fede di vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi. Sì, spera nel Signore. Chiediamo il nostro aveva uno scopo, era determinato
per liberarci da ogni legame del peccato. E noi questa mattina ti ringraziamo, perché per le tue lividure noi siamo stati guariti. Grazie, Signore. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo è il calice, è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo in memoria di me, perché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Signore, in quel sangue è stata riversata l'ira di Dio sui nostri peccati, perché per mezzo di quel sangue i nostri peccati sono stati cancellati, il debito è stato pagato, non c'è più nessuna condanna per noi, l'accusatore non deve più venire a parlare con noi, perché Gesù ha dato il suo sangue per riscattarci dal peccato. Nel nome di Gesù, per il sangue di Gesù, libera questa mattina, e ti ringraziamo.